Buonasera, ben ritrovati con Sotto Canestro, nuovo appuntamento con il format legato alla pallacanestro della nostra regione, il commento di quanto accaduto in Serie A2 e Serie B, ma anche con le altre formazioni campane. Torna a farci visita Mario Miccio. Ciao Mario, giornalista di Sport Report Magazine. Ciao Carmine, buonasera a tutti. E benvenuto a coach Stefano Porcini. Ciao coach, ben trovato. Ciao Carmine, buonasera a tutti. Ben trovato qui. Con questi risultati del turno di campionato lo scorso weekend, che ha visto la difficoltà di Napoli, la capacità di riemergere da parte di Scafati per quanto riguarda il girone Ovest, e partiamo proprio dal raggruppamento Ovest. Mario, Napoli che ha delle difficoltà con formazioni rodate che hanno un sistema ben definito, una squadra di qualità. Poi parleremo a breve anche di un innesto arrivato nel pomeriggio per la formazione di coach Stefano Sacripanti. Sì, alla fine l'apporto di Sacripanti a Napoli è un apporto fondamentalmente qualitativo, è un personaggio inedito per la Serie A2. I risultati che ho ottenuto all'inizio sono risultati davvero importanti, del blasone del nome della persona che è arrivata a Napoli e a far vedere il buon lavoro che è stato fatto con il materiale umano a disposizione. Certo, Agrigento vincendo la partita con Napoli si è piazzata nella griglia delle seconde in classifica, se non vado errato, ecco. E si candida per essere una delle protagoniste del girone Ovest. Come hai ben detto tu, un nuovo arrivo proprio ufficializzato nel pomeriggio arriva sia su richiesta di Sacripanti che per rimpolpare il supporting cast, per dare comunque una mano a quello che è un roster che comunque deve far fronte anche allo starting five di partenza, anche perché come si apprende anche un po' dalle statistiche, anche dalle gare che gioca Napoli, ci si rende conto, lo abbiamo già detto la volta scorsa, che fondamentalmente il problema è proprio lì, i punti che arrivano dalla panchina. Bisogna rimpolpare un po' una situazione che vede l'apporto reale del solo Spizzichini, e quindi con l'arrivo anche di una persona già nota a Sacripanti, avendolo allenato nell'Under 20 della nazionale italiana, può essere sicuramente un primo step per fare qualcosa che abbia un futuro anche nell'immediato. E aprivi la tematica dell'arrivo di Mastellari a Napoli. A breve leggeremo anche le prime dichiarazioni da giocatore della squadra partenopea per il sito ottopagine.it. Stefano, 64-74, un piccolo passo indietro sulle cifre del match di Napoli contro Agrigento. Parlavo della complessità nell'affrontare squadre da un sistema rodato. Cagnardi sta confermando questo ad Agrigento. Intanto vediamo anche l'immagine con soprattutto il titolo dal sito del Napoli Basket con l'arrivo di Mastellari. Particolarità che poi aggiungeremo: non era un giocatore svincolato, è stato firmato da un'altra squadra, quindi presa di posizione forte da parte della società. Sì, se non mi sbaglio hanno pagato pure un buyout, certo, per farlo... proprio di sì. Vabbè, io penso che Agrigento però sia un'ottima formazione, come tu dicevi, compatta, forse anche attrezzata già per fare il salto di qualità, quindi voglio dire, Napoli ha bisogno di tempo, Sacripanti forse si deve un po' adattare a quello che la 2 è sempre stato, diciamo, in una situazione top, sempre in Serie A, sempre con le nazionali, quindi qui si trova a non aver fatto lui la squadra, è entrato in corsa una categoria che non conosce bene, quindi secondo me ha le sue difficoltà, però sicuramente riuscirà a dare, ci vuole un po' di tempo, la sua impronta, probabilmente vuole dare la sua impronta anche, diciamo, negli altri settori della società, insomma vuole sicuramente, cerca di portarle a un livello superiore, sicuramente è stato preso per questo, e quindi diciamo che ci poteva stare con Agrigento, la sconfitta ci poteva stare, insomma. Poi, come ha detto Mario, è una squadra di valore, Agrigento è una squadra di valore, c'ha Isli di là che, voglio dire, è un super, un top giocatore, anche tra i migliori della giornata, non scherziamo. Poi diciamo, come diceva Mario, Spizzichini è l'unico che ha segnato dalla panchina, ha fatto 11 punti all'unico, quindi voglio dire, è complicato, complicato. Nella gestione difficoltà, l'abbiamo detto, Mastellari come si inserisce? Parlavi della capacità dalla panchina, effettivamente solo Spizzichini nell'ultimo periodo sta dando delle garanzie.
può essere l'elemento in grado davvero di far svoltare questa squadra per l'ambizione che ha la proprietà, ha la presidenza partenopea, o immagini che questo sia soltanto il primo passo sul mercato per la formazione partenopea? È senza dubbio il primo passo, anche perché oggi andavo un po' a spulciare proprio le statistiche e le caratteristiche tecniche di questo nuovo giocatore, del quale non ricordavo il nome, mi sono reso conto che sebbene le presenze ci siano all'interno delle statistiche, non parte mai nel quintetto titolare, c'è solo una sola presenza, se non vado errato, a Brescia, nell'esperienza bresciana, poi è un ragazzo e comunque non è mai entrato in campo da titolare, quindi le presenze ci sono, l'esperienza un po' meno, il minutaggio è scarno rispetto alle effettive presenze che il ragazzo ha avuto ed ha. Va a rimpolpare il pacchetto degli esterni, quindi un tiratore, si presuppone un buon tiratore che dia linfa comunque nei cambi che di partita in partita avrà bisogno Sacripanti di apporre in campo, e non sono sicuro sia il giocatore dal quale ripartire o sul quale puntare fermamente per ottenere uno scatto, ma è sicuramente un inizio. Guardia classe 96 di 193 centimetri, possiamo dire, Stefano, che un elemento del pacchetto esterni potrebbe rientrare ufficialmente nel pacchetto lunghi, perché abbiamo detto spesso di Sandri che ruotava un po' su diversi spot, probabilmente in Serie A 2 Sacripanti lo inquadra prettamente come un'ala forte, quindi più da 4 a questo punto. Potrebbe anche far ruotare così nelle rotazioni il gruppo. Non lo so come lo valuta, però diciamo che da pure le uscite che ha fatto, insomma, Sacripanti che ha fatto uscire, spera che comunque era in rotazione con i lunghi, probabilmente a questo punto qualcuno prenderà un altro lungo, insomma. O far salire Sandri ufficialmente in quel ruolo, chissà. Non lo so, io penso che al momento forse lo farà salire Sandri, però sicuramente cercherà un altro, sempre per... ecco, rimpolpare un po' la panchina, perché così sono un po' leggerini secondo me. Quindi elemento in più che evidenziamo per il futuro del mercato. In chiave azzurra, la JV Napoli Basket lancia un ulteriore avviso al campionato di Serie A2, lo leggiamo anche dal nostro sito. Innanzitutto tengo a ringraziare e salutare Montegranaro, a partire dalla società fino ad arrivare ai tifosi. Mi sono sentito molto apprezzato e voluto da Napoli, ha detto Mastellari, società che ha sempre mostrato un forte interesse nei miei riguardi sin dalle prime battute della trattativa, quindi un discorso lungo, probabilmente l'aveva indicato Sacripanti già da alcune settimane ed è arrivata la formalizzazione in questi istanti, che dici? Sacripanti lo conosceva anche già, perché l'ho avuto all'interno del roster della nazionale Under 20 italiana nel 2016 nell'impegno europeo della Finlandia, in cui l'Italia è arrivata quinta. L'esperienza di Sacripanti è stata proficua e lunga anche per quanto riguarda le nazionali under italiane, quindi avere questo tipo di profilo in panchina, che è senz'altro un profilo di livello per quanto riguarda la Serie A2, ti porta il ragazzo, quando se deve pensare di andare in un club piuttosto che in un altro, se c'è una persona con la quale ho già lavorato, mi sono anche trovato bene, perché no? Stefano, da coach possiamo anche aggiungere questo aspetto. Sì, il mercato, positiva anche l'opportunità che offre la società, ma poi ad un coach serve anche un roster definito ad un certo punto del campionato, quindi l'inserimento ora di Mastellari, pensiamo anche ad un altro puntello, però poi dovrà trovare anche la quadra definitiva per correre verso i playoff e l'ambizione massima, no? Carmine, come dicevo prima, secondo me che Sacripanti ha bisogno di un attimo di tempo per adattarsi alla categoria. L'acquisto di Mastellari lo vedo anche in quest'ottica, perché è una persona con cui lui già ha lavorato, l'ha tenuto in nazionale, ha fatto bene a Montegranaro, questo ragazzo che poi voglio dire è del 96, quindi non è un vecchio, sì, non è margine. Proprio un giovanissimo, perché già ha giocato. È andato in Serie A con Pistoia. Sì, 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 è stato... Quindi voglio dire, però già c'è feeling, probabilmente Sacripanti sa che può dare anche di più, sicuramente lo metterà in condizione di esprimersi al meglio, io penso che sia un suo fidatissimo, quindi pure per questo è stato preso e ha insistito, insomma, anche se non era libero, perciò
Quindi penso sia un ottimo, cioè ha messo penso un punto importante secondo me lui. Un punto fermo. Preso a caso, non è a caso. È così. Riguardiamo un attimo la classifica dopo il 64-74, perché Napoli sembrava spiccare il volo in questo girone con l'arrivo di Sacripanti. Diciamo che anche le altre non stanno a guardare e Napoli ora si ritrova, poi parleremo di Scafati, con i gialloblu a quota 10 e si avvicina a un match delicato, perché la prossima sfida sarà con l'Eurobasket Roma, sfida delicata perché abbiamo visto in classifica quota 6 l'Eurobasket che vuole tirarsi fuori dalle zone anche difficili. Per quello che può essere il discorso di tutto il campionato, ricordiamo anche la fase ad orologio con l'incrocio dall'altra parte, quindi potenzialmente per alcune formazioni è più semplice giocarsi ora una fetta importante di salvezza che non dopo, nell'appendice. Mario. Sicuramente. Il progetto Eurobasket è un progetto che, non, visto da fuori, non sembra un progetto campato in aria, quindi tanto per metter mano, anche perché avendo preso un personaggio del calibro di Maffezzoli, che comunque ha fatto l'esperienza che ha fatto con Avellino, ricordiamo che è secondo di Meo Sacchetti in nazionale, vuol dire che l'Eurobasket punta decisa a mantenere la categoria nonostante le problematiche che evidentemente sta affrontando. Certo è un momento particolare anche perché i risultati non stanno arrivando, conseguentemente si sa che è più semplice pensare e vivere la settimana in una maniera se arriva la risultato positivo rispetto a... è proprio il... in base a questo mi riaggancio proprio al pensiero di Napoli, prende Sacripanti, incomincia a vincere partite, si pensa che Napoli non smetta più di vincere, il problema è che poi devi andare a fare i conti con la realtà. La realtà ti pone dopo 3 vittorie consecutive una squadra rodata come Treviglio, partita che ho visto, Treviglio viene, fa la partita e deve fare, porta a casa i 2 punti, quindi... È un po' simile, fa anche Agrigento. Sì, assolutamente. E conseguentemente questo ti dà modo di crescere, ti dà modo di lavorare sugli aspetti che devi migliorare, sui quali sei portato a lavorare. Poi è chiaro, il mercato ti darà inevitabilmente una mano, anche perché l'abbiamo appena analizzato, il supporting cast, lo starting five, quello che ti dà i punti che arrivano dalla panchina, anche una sorta di anche l'approccio alla gara dei ragazzi che entrano dalla panchina fa tutta la differenza. Forse anche per questo arriva Mastellari. Riguardando la classifica, Stefano, diciamo spesso match preziosi, punti pesanti in palio, ma Napoli e Scafati hanno l'opportunità di dividere davvero la classifica e relegare poi Basket Roma, Orlandina Basket e Bergamo a terz'ultima, penultima e ultima posizione. Beh, diciamo che si giocano tanto sia Scafati che Napoli, perché questa è l'ultima di andata e la giocano in casa. Poi hanno la prima di ritorno, rigiocano in casa, quindi si giocano una doppietta in casa entrambe. È una bella un bel momento, una bella fetta. Ecco, l'Eurobasket, come diceva l'amico Mario, non è un progetto campato in aria, giocheranno tutte le partite alla morte in casa e fuori casa, quindi alla minima defiance degli avversari questi mettono 2 punti in classifica all'Eurobasket. Però voglio dire, Sacripanti non si farà sicuramente trovare impreparato, però non è una partita da prendere sotto gamba. Eurobasket Roma la indicavi come progetto che negli anni non ha trovato nemmeno il suo spazio reale nella capitale, si ritrova a giocare anche a Cisterna di Latina in questa stagione, un po' il peso c'è per tutto il movimento in generale, parliamo spesso di strutture, anche per l'Eurobasket Roma non è un caso il terz'ultimo posto, anche perché le difficoltà logistiche non mancano. Non ti aiuta nella maniera più assoluta avere un campo da gioco, tra l'altro Eurobasket intesa come seconda squadra di Roma subito dopo la Virtus Roma. Il problema è che l'anno scorso era derby con la Virtus. Era derby in Serie A2. Il problema è che la Virtus gioca al Palaeur e non gioca più al Palazzetto dello Sport, perché il Palazzetto dello Sport versa in condizioni assolutamente disastrose. E parliamo della capitale italiana. Parliamo della capitale d'Italia. Se ne è parlato tanto con il presidente della Virtus Roma, con Toti. L'Eurobasket Roma, seconda squadra della capitale, deve andare a giocare a Cisterna di Latina, che non è assolutamente vicino
ma neanche un po' alla città di Roma. E conseguentemente, anche a livello logistico, a livello comunque di organizzazione del lavoro, non è la stessa cosa che giocare a casa tua. Questo, certo, le società, i club lo sanno, perché non ci svegliamo la mattina e sappiamo che non abbiamo un posto per giocare a casa nostra, oppure sono problemi noti sui quali certo credo che si debba fare un po' più luce, si debba secondo me disquisire maggiormente, anche perché noi ne parliamo sempre tanto, ma soluzioni zero. Se ne trovano. Pubblicità, al rientro il punto su Scafati e Caserta, a tra poco. Eccoci, ripartiamo da Scafati, ma prima un piccolo passo indietro, ascoltiamo ancora Stefano Sacripanti. Dobbiamo ricominciare a pensare che tutto parte dalla qualità dell'allenamento, che oggettivamente è molto calata nelle ultime due settimane tra l'assenza di Chessa e qualche acciacco di qualche giocatore e le tre partite una dietro l'altra. In questo momento possiamo giocare solo in una maniera, che è fatta quella di aggressività, di andare tutto il campo, di aprire il campo, di penetro e scarico, e per fare questo bisogna farlo con una freschezza fisica che oggi è mancata letteralmente, anche se abbiamo provato a strapparla. Mancava la lucidità, mancava le energie nervose. È un dato di fatto, mi sembra una fotografia abbastanza chiara. Eh sì, esatto, diciamo che eravamo riusciti, secondo me, a mio avviso, sono lo specchietto, sono la cartina di tornasole della qualità e dell'intensità dell'allenamento. E in sintesi, ecco l'intervento sul mercato con l'arrivo di Mastellari. Passiamo a Scafati, come vi dicevo, e guardiamo un po' i risultati, ma soprattutto i tabellini riferiti al match di Scafati, che vince contro la capolista. Guardando il punteggio sembra tutto fermo al 30esimo, invece 59-53 al 40esimo, con Scafati abile a tener botta e soprattutto limitare la forza della capolista. Parliamo spesso di altalena d'emozioni per Scafati, è arrivato il momento anche del cambio di passo reale nella stagione? Allora, partiamo per gradi, la partita con Biella. La partita con Biella, una partita fisica intensa di Scafati. Al di là del punteggio basso da mini basket, quasi mi verrebbe da dire, una partita giocata anche sulle difficoltà e sugli errori dell'avversario, come quella che ha fatto proprio Scafati con Biella. Infatti l'allenatore di Biella lo ha detto nel post-gara, è stata una partita in cui loro a livello proprio di stazza non sono riusciti a reggere l'impatto fisico della squadra di coach Perdichizzi, e conseguentemente Scafati, da parte di Biella c'è stato un buon ritorno al terzo quarto, che però poi non si è concretizzato, vari errori, Scafati ne ha approfittato ed è riuscita a portare a casa la partita con un punteggio basso. Un aspetto mi è balzato all'occhio di questa partita, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, i tiratori. Scafati ha messo la prima tripla dopo 6 tentativi, questa secondo me è una delle chiavi di lettura, a livello stagionale secondo me da gioco Scafati. Un limite che resta. Resta davvero, ora c'è stato anche l'ingresso di Portanese che non ha giocato il match con Biella. Altra novità interessante per la formazione campana, possiamo aggiungere come valori Portanese è anche un leader potenziale del gruppo. Certo, Portanese conosce anche bene l'ambiente, quindi sicuramente è stato conoscenza, preso qualità. Conoscenza dell'ambiente, che è un ambiente abbastanza particolare, caldo, qualità, porta qualità. Però ci resta sicuramente il problema dei tiratori, di questo tiro da tre che non va, e oggi in una pallacanestro moderna senza tiratori, senza gente che tira, diciamo che ci sono squadre che tirano con 5 tiratori, schierano 5 tiratori in campo, sì. Scafati tira poco, tira male. Ma Scafati il problema è quello, non tira poco, ma chiuso è un fondamentale 26. Che... 8 su 26 è 31%. Quanto è il 30%? 8 su 26, però vuol dire che forse li hanno fatti tirare sapendo che pochi, sì, ne segna, sì, e sì. Si vede anche dal punteggio, sì. Perché se la metti dentro da 3 ne fai subito 75-80, ecco, ne hanno fatti 59. L'errore classico al tiro
di scafati, e questo può diventare un limite nella stagione. Questo è un limite, non può diventare, questo è già un limite, e lo ha dimostrato in tante partite. Una di esse, proprio la prima partita di Sacripanti sulla panchina di Napoli, a Scafati. E quella secondo me è stata la partita emblema della lettura che un esterno, un addetto ai lavori, fa se vuole valutare una squadra, le potenzialità e i limiti. Quella partita ha detto davvero tanto. Però una squadra che batte la capolista, passa poi per sfide anonime come quella con Torino. Dove possiamo posizionare Scafati ad un certo punto? Sono anni. Non sei un mago, però no, effettivamente è particolare che, analizzare il campionato di Scafati. Scafati riesce a fare, diciamo, queste prodezze in positivo e in negativo. E, non so, forse l'aria, che simpaticamente è così. È difficile dire dove si può mettere, difficile dire, ma una partita complicata con Latina, se non sbaglio. Sì, 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 sì. E poi ricomincia il ritorno con Bergamo, che mi sembra ha perso solo di due lì a Bergamo, quindi... Sì, dalla partita di Bergamo è cominciato tutto, con Scafati. Sì. Quindi voglio dire, dobbiamo sperare, perché veramente è come dire, è su un ottovolante Scafati, è sempre così. Sempre così. Guardiamolo un attimo il prossimo turno riferito al match di Scafati. Abbiamo parlato di Napoli che fa visita all'Eurobasket Roma a Cisterna di Latina, e anche Scafati raggiungerà la provincia di Latina per affrontare nel capoluogo la Benacquista. Un team ben allenato che sa cosa fare. Non ti convince la guida tecnica, Mario? No, per me è invece di grande stabilità negli anni, Gramenzi. No, anzi, la guida tecnica è proprio una, secondo me, uno dei punti dal quale parte Latina. Anzi. Allora, mi sembrava strano di trovarci in disaccordo sul nome di Gramenzi, perché Gramenzi, tra l'altro, a Scafati, è ricordato anche con affetto. È una sicurezza per quanto riguarda la Serie A2, ma al di là delle partite, sì, nel senso che io mi chiedo, è un problema di approccio, è un problema di mentalità, è un problema di... Fai una partita in quel modo e perdi, poi vai a giocare in casa della capolista dove nessuno ti chiede di vincere e vinci. È difficile, fare una lettura, anche perché noi ci abbiamo provato la volta scorsa analizzando la struttura del roster di Scafati, che è tutto fuorché una squadra debole oggettivamente, presa elemento per elemento. Il problema è che forse non si è creata la chimica, l'alchimia, tutto ciò che accade extra campo, i problemi con i procuratori, Fraser che ha un contatto con una squadra, un'altra squadra per andare via, e i problemi dei messaggi privati che vengono mandati a Longobardi. Io non mi so dare una spiegazione sinceramente, anche perché a me piace analizzare comunque una squadra quando deve giocare contro un'altra squadra. Per quanto riguarda Scafati fai sempre fatica, perché le partite devi vincere le perdi, quelle che devi perdere le vinci, e non c'è equilibrio. E può essere davvero l'occasione questa per smentire la fase non solo delicata, ma di un approccio che va letto sempre in fase sia positiva e negativa, a sorpresa di fatto della squadra. No? Sì, senza dubbio. E l'approccio è fondamentale. L'obiettivo di fine anno, io sono Scafati, io sono Nello Longobardi, sono da tanti anni nell'ambiente, tra l'altro se non vado errato è uno dei presidenti a livello proprio nazionale, dei più longevi, e faccio un anno in cui, una stagione in cui punto a andare in Serie A, per esempio. Lui non l'ha nascosto, al microfono con Federico Buffa all'Università degli Studi di Salerno lo ha ammesso. Ma lui non lo nasconde mai, il punto è... L'ha rinnovato, è proprio, ecco, l'ha rinnovato. Però non ci dà certezze a noi che guardiamo da fuori, oggettivamente. Sì, analizziamo le partite, sicuramente, gare giocate bene, gare giocate un po' meno, gare sottotono, giocatori ce li ha. Offre dal mercato per la squadra anche giocatori di grandissimo livello, perché Fraser a livello offensivo è comunque uno dei giocatori migliori di questo campionato. Assolutamente sì, Putni, comunque anche lo stesso Ammannato fondamentalmente, sì. Un giocatore che ha tanta esperienza per quanto riguarda la A2, adesso ha preso Portannese.
e si devono, è come se dovessero mettersi d'accordo tra loro in un certo senso, perché se non si rema tutti sulla stessa, verso la stessa direzione, poi fai fatica ad ottenere determinati risultati che magari ti sei prefissato alla fine della stagione. Stefano, Latina si gioca altrettanto un match importante, perché avrebbe l'opportunità in caso di vittoria di raggiungere il secondo posto condiviso, forse anche il terzo in base agli altri risultati, però Latina non sembrava indiziata per i vertici della classifica, potrebbe anche raggiungerli. Guarda, io penso una cosa, che la discontinuità o la continuità nei risultati, l'aver perso una partita o l'aver vinta, non dipende da un solo giocatore o dall'allenatore, è un po' tutto l'insieme che va valutato, diciamo, dalla società, da chi comanda, anche dallo sponsor, da chi ci mette, diciamo, le risorse. Quindi, diciamo, è il risultato di tutto quello che poi ci dice la classifica. La classifica in questo momento ci dice che Latina probabilmente è una struttura oliata, ben oliata, che viaggia su dei binari, diciamo, e va come un treno. Forse non è la più forte del girone, però va. Scafati probabilmente la squadra non è amalgamata, i nomi ci stanno, però forse insieme non si sposano bene. Quindi voglio dire, ci sono una serie, secondo me, di problematiche che non si può, diciamo, non è un solo problema, insomma, è una serie di problematiche. Però se batti la capolista è anche la forza per poter battere d'insieme Latina in trasferta e dare davvero prova del cambio di passo. Però, come, guarda, io da quello che vedo, come dicevi tu, ci sono i nomi. E sono anche di valore realmente, non sono solo dei nomi, sono anche dei giocatori di valore, quindi questi possono battere chiunque, però per avere la continuità c'è bisogno di tutta un'amalgama che forse non c'è. Ok, tutta questa amalgama non c'è, la chimica, come si dice, la chimica non c'è, ma in tutto l'ambiente, non solo proprio nella squadra, pure tra società e squadra, cioè tra dirigenza e squadra, tra giocatori e giocatori, tra dirigenti e dirigenti. Invece Latina, con la continuità, ci dimostra che probabilmente questa chimica in generale c'è. Secondo me è qui la differenza. Vedremo nel weekend a Latina se davvero il Club dell'Agro ha operato il cambio di passo effettivo in stagione. Passiamo al girone est e parliamo di una Juve Caserta condizionata dagli infortuni in modo tremendo, e non è un alibi per Nando Gentile e per la sua squadra, perché senza quattro giocatori e con i limiti oggettivi vincere a Ferrara era praticamente impossibile, con questa Ferrara che sta vivendo una bella stagione di rilancio proprio per l'ambiente cestistico estense. Certo, è un peccato guardando la classifica, perché la Juve, con un pizzico di fortuna in più, ovvero senza le tante defezioni in stagione, poteva essere ben oltre quota 12 e ha chiuso a Ferrara una striscia vincente, la migliore del campionato, in un torneo equilibrato. Abbiamo già detto tante volte che giocare nell'est non è come giocare nell'ovest. Allora, io mi fregio di aver visto, penso, una delle gare più interessanti che ha fatto la Juve Caserta quest'anno, quella in casa con Mantova dello scorso turno. Avevo un pensiero su Nando Gentile, e un pensiero che si è rivelato totalmente sbagliato, e di questo ne sono molto contento, anche perché con l'amico Stefano abbiamo assistito a uno dei suoi clinic che ha fatto proprio a Palamaggio un paio di settimane fa, e in quel caso aveva a disposizione una squadra che era la loro under 18 eccellenza. Insomma, per non tediare con discorsi prettamente legati a questioni meramente tattiche, ti fa capire molte cose. Io, quando stessi tifosi di Caserta parlano e hanno un pensiero legato semplicemente, perché poi purtroppo sono sportivi, ciò che fanno è legato ai risultati, però io tanti di loro li invito ad andare a vedere gli allenamenti settimanali, li invito ad andare a vedere eventi come questo per rendersi conto. Scusa un attimo, quali allenamenti? Perché si ritrova talvolta con quattro elementi, cinque,
per allenarsi in settimana, quindi viene sta ottenendo qualcosa di incredibile in stagione. Assolutamente sì, gli allenamenti vengono rimpolpati chiaramente con i ragazzi dell'Under 18 eccellenza. Di valore, perché il settore giovanile è bianconero e di gran qualità. Sicuramente di valore, non c'è quella competitività che ci può essere con il roster a disposizione. Assolutamente. Però tornando un attimino alla partita, io ho visto una Juve Caserta, nonostante le difficoltà, davvero bene, bene in entrambi i lati del campo contro Mantova. Mantova arrivava da capolista, ma Finelli ci ha capito davvero poco in quella partita contro lo stesso Gentile. Poi Finelli lo dirà, fondamentalmente sono stato messo in difficoltà da diverse situazioni, tra cui il pick and roll. Quella partita mi fa capire molto di Nando Gentile, mi fa capire molto dell'ambiente Caserta, mi fa capire che Gentile, con una squadra a disposizione, partendo dal presupposto che nel prossimo match, se non vado errato, gioca con l'Urania Milano, esatto, corretto? In casa al Palamaggio, vincendo si mette davvero bene in classifica nonostante i punti che ha perso. Ma io voglio fare un balzo in avanti al futuro. Secondo me, se Caserta arriva ai playoff, diventa una mina assolutamente vagante per chiunque. Soprattutto quando sarà recuperando completa, giocatori. Non c'è dubbio. 94-78, 22-15 nel primo quarto, per le difficoltà nel tenere botta. Per carità, anche Ferrara aveva come assente Florin Campbell soltanto a referto, però dall'altra parte gli 11 punti di Carson, i 13 di Bianchi, i 16 di Turelle, i 14 di Hassan, ma come vedete insomma non c'erano diversi nomi di spicco nel roster casertano, e quindi presentarsi con così, diciamo, tante difficoltà a Ferrara non era abbastanza semplice. In difficoltà Nando Gentile, però insomma io penso che lui sappia cosa ci vuole alla squadra per vincere. Diciamo, come hai detto prima, un pizzico di sfortuna forse proprio nella primissima fase del campionato, forse non riusciva a settare bene, diciamo, il suo roster. Una volta che l'ha settato, penso che stia facendo proprio bene. Poi mi piace molto, insomma, questo fatto che coinvolge i suoi giovani, gli under 18 eccellenza, che sono di qualità. Ho visto che ha fatto giocare diversi minuti Mastroianni, che è un 2001, un play molto interessante, che l'anno scorso era in C-Silver e ha vinto il campionato da protagonista. Quindi voglio dire, hanno dei giovani molto interessanti che lui fa giocare, fa bene, sono casertani, c'è la tradizione là e, ripeto, lui sa dove mettere le mani, secondo me. Tra l'altro parlavamo prima di Scafati e della capacità di riemergere. Con Orzi Nuovi era spalle al muro, Caserta ed insieme è venuta fuori. Chissà, ti chiedo anche conferma, ritrovi un po' di entusiasmo nella città casertana rispetto all'inizio, con poche presenze inizia a riaccendersi l'entusiasmo? È proprio quello che io sono andato a constatare, soprattutto dopo la partita con Mantova. Sono state tante le critiche. Non parlo degli insulti perché è una cosa becera, alla quale non voglio dare neanche spazio. Sono state tante le critiche ad una persona che evidentemente è stata valutata, ma io l'ho detto, è uno sportivo, come tutti gli sportivi, non vieni valutato se sei una brava persona, ma vieni valutato alla fine della stagione quante sono vinte e quante sono perse. E che risultato complessivamente hai ottenuto, se c'era l'obiettivo, esatto. È chiaro. Però la gente si sta rendendo conto che comunque lui ha in pugno tutto, fondamentalmente. Lui è il vero artefice del momento della Juve Caserta, nel bene e nel male. È una persona che comunque ha in pugno lo staff, i giocatori, i ragazzi del settore giovanile, i quali, come giustamente ha detto Stefano, gli viene dato lo spazio che devono avere se vogliono crescere. Gli bisogna solo dargli tempo per lavorare, devono tornare i giocatori effettivi a disposizione. Poi penso che ci possiamo divertire anche noi a guardarle da fuori queste partite. È un generale, è tutto sotto controllo, però fa bene, è un leader. L'abbiamo notato anche in un allenamento estivo, ma soprattutto la personalità, la capacità di coinvolgere e anche talvolta segnare le distanze, le posizioni, che fa tanta differenza. Lo abbiamo visto anche nel clinic, come interagiva anche con gli altri. Sì, è vero. Ha comandato quel clinic. Lui è così, sì, è carismatico. Sì, molto carismatico. Come era in campo con Vincenzino Esposito, così è.
Non si va da europeo a giocare nel Panathinaikos ed essere protagonista. Ha giocato con tante squadre, ma giocare ad Oaka credo che non sia facile per nessuno, e da protagonista. Non poi si è mai fatto una accontentato tappa di fare il gregario. No, assolutamente fatto no. Il protagonista se lo poteva permettere. Decisioni davvero importanti in passato. Juve Caserta, Urania Milano, l'ennesima occasione per confermarsi, la leggiamo così? Sì, anche perché Milano non mi sembra questa grande squadra, nel senso che, chiaro, Caserta ha le sue assenze ancora, ma giocando sulle certezze, ma soprattutto, secondo me, ripartendo dalla gara che hanno fatto contro Mantova, si trovava contro una squadra che comunque era capolista in quel momento del girone, facendo la stessa partita, la stessa attenzione in entrambi i lati del campo, lo stesso atteggiamento difensivo, le stesse rotazioni, la stessa collaborazione a livello difensivo, la potrà portare a casa, io dico di sì. Defezioni da recuperare, però margine per ottenere due punti preziosi. Secondo me deve ottenere due punti, non deve neanche imperativo, non è la imperativo, non deve neanche pensare di non farli due punti. Li deve fare e si mette sicuramente bene in classifica e poi può ricominciare il ritorno con un'altra marcia. Proprio così. Pubblicità al rientro, spazio alla Serie B, a tra poco. Eccoci con la Serie B, l'ultima parte con i risultati della giornata, l'ultimo weekend che ha visto Avellino vivere una giornata davvero triste, perché chi vive il Pala del Mauro, chi l'ha vissuto, conosceva Angelo De Angelis, tifoso original fan e quindi un tifoso storico del club, tra l'altro figlio di Alfonso De Angelis che è stato presidente della Scandone negli anni 80. Perso la vita nel sonno e lasciando davvero attonita tutta la comunità. E davvero sono state ore terribili. Tra l'altro è avvenuto tutto poco prima del match con Bisceglie. Non deve essere un alibi per la squadra, non l'ha fatto nemmeno come presentazione del caso Gianluca De Gennaro, che conosceva benissimo Angelo. Però ci tocca guardare al campo e leggere questi risultati. Avellino che perde in casa contro Bisceglie ed è un passo indietro, perché dopo una bella fase per Avellino inciampa la squadra di De Gennaro in alcuni momenti e poi il progetto del match cade all'improvviso e si ritrova con punti in meno. E tra l'altro ricordiamo anche questo aspetto: Avellino in classifica a 6 punti per aver vinto una delle tre partite, il recupero con Corato. Per una difficoltà presentata, probabilmente anche come rettifica della prima trasferta che Corato ha effettuato, il match ad oggi non è omologato, quindi Avellino ha sì 6 punti, ma 2 punti in realtà vanno ancora omologati. La società irpina è convinta di quello che ha fatto, presenterà tutto alla FIP e quindi otterrà questi 2 punti. Però ad oggi c'è la difficoltà di una classifica deficitaria e che presenta anche questa difficoltà ulteriore. Mario, parlare della Scandone fa sempre male, perché noi negli anni l'abbiamo seguita, ha fatto campionati, dopo 20 anni di professionismo ti trovi così gettato in un campionato che definire come possiamo definire il campionato di Serie B? Coach, come possiamo definire il campionato di Serie B italiano? Di sviluppo? No, io non sono d'accordo di sviluppo, perché la regola che giocano solo gli italiani o diciamo chi ha fatto la formazione non penso sia di sviluppo. Io sono per la libertà, insomma, nel poter terzerare chiunque, secondo me farebbe salire anche il livello degli italiani, perché sarebbero costretti, diciamo, gli italiani ad allenarsi di più, ad allenarsi meglio, ad arrivare a quel livello se vogliono giocare in Serie B. Questa è una parentesi. Sì. Poi vedi la Scandone che va su campi, squadre che si ritrovano, una squadra che ha giocato per vincere il campionato, è arrivata varie volte in post-season in Serie A, te la ritrovi che va a prendere 40 punti di qui, 30 punti di lì. Oggi non lo fa più. Oggi, però, fortunatamente accade sempre più di rado, però magari non accade, però poi devi fare i conti con i problemi del palasport, del pessimo tempo, l'aria condizionata, i lodi.
Io ho scritto un articolo ieri proprio appunto sulla Scandone. Scandone guarda in faccia il suo destino. Qual è il destino della Scandone? Ad oggi, qual è il destino della Scandone? Ad oggi è di proseguire, e soprattutto Stefano conosce bene un componente dello staff, ovvero Rodolfo Robustelli, un coach che sta dando tanto assieme a Gianluca De Gennaro per definire al meglio il progetto tecnico di una squadra che è in divenire, che resterà in divenire probabilmente, perché poi ci sarà un intervento, se possibile, in base ai lodi che ricordava Mario, un'apertura di mercato per consentire anche l'ingresso finalmente di un vero over. Diciamo che la squadra non è attrezzata in questo momento, secondo me, per salvarsi. Lo staff è di livello sicuramente, perché De Gennaro e l'amico Rodolfo Robustelli sono di livello sicuramente anche per fare altre categorie, però se non hanno materiale diventa difficile, insomma, così come sono messi. Tanto per aggiungere, Stefano, scusami, che la Virtus Cassino ha ora in panchina Alessandro Fantozzi, che è stato protagonista dei parquet italiani, ha sfiorato uno scudetto con Livorno contro Milano. Chi è appassionato di basket ricorderà anche il dopo partita di quella gara 5, davvero una pagina triste del basket italiano, però sta anche la Virtus Cassino intervenendo sul mercato in modo deciso, perché è una squadra che comunque è retrocessa soltanto in estate dalla A2 e punta almeno alla conferma in B. Diciamo che Cassino ha anche cambiato lo storico allenatore, voglio dire che quindi vuole dare una svolta, interverrà sicuramente sul mercato per attrezzarsi e cercare di, insomma, tenere la Serie B. Senza dubbio. Avellino invece, se non risolve i problemi lodi, insomma, è difficile. Sì, tra l'altro è davvero, quando parlavi del destino, Avellino vive in un limbo, vive la sua stagione sul campo, ma c'è un'altra stagione che vive, che viene vissuta in parallelo, ma con quale definizione? Lo si scoprirà soltanto poi nei mesi di aprile e di maggio, soprattutto nella ristrutturazione del debito per la proprietà Sidigas, che resta comunque la proprietà attuale, al di là della gestione che vede una compagine societaria diversa. Guardiamo un attimo ad una realtà che invece è in questo momento raggiante, perché con l'inserimento di Ciribeni ha rafforzato il suo progetto, quota 20, c'è soltanto Palestrina a condizionare il percorso di Salerno praticamente in stagione, Mario. Sì, era chiaro che si parlano della Virtus Rechi. La Virtus si sta confermando in questi anni dopo essere arrivata nel campionato nazionale. Noi sappiamo bene che Salerno non ha tradizione a livello cestistico di un certo tipo, però a me personalmente non può che far piacere quando una squadra arriva, prova a mettere radici, prova a fare qualcosa. Loro stanno provando effettivamente a fare qualcosa. Ne abbiamo parlato anche con il loro addetto stampa l'ultima certo, volta. Con Carmine Leone. Hanno preso l'allenatore che sa il fatto suo in B. Il roster ce l'hanno. Quindi possono continuare a lavorare sulla falsa riga di ciò che hanno fatto l'anno scorso. Fare meglio significherebbe quantomeno arrivare in Final Four a fine anno e provare il definitivo salto di categoria. Il problema più grande però resta sempre quello di queste benedette strutture, nel senso che loro giocano a Capriglia e in quel caso lì dovrebbero trovare un impianto che sia in regola gli ospiti, poi nel caso. Se non trasferirsi ad esempio a Scafati o ad Agropoli, però significa spostarsi di chilometri per una città che invece... Però io ricordo che l'ultimo anno che Agropoli fece i playoff si trasferì a Scafati per i playoff solo. E non per la regular season. Sì, perché poi l'anno dopo sono passati al Palo di Concilio, al Palo Cilento. Certo, quindi ci sono situazioni che chiaramente si torna anche al discorso fatto in precedenza per l'Eurobasket Roma. Ci sono progetti interessanti, l'amministrazione comunale ha presentato l'idea di definire finalmente la questione palasport anche nel capoluogo salernitano, però
bisogna rendere merito alla proprietà, al patron Renzullo, di quello che sta facendo oggi a Salerno. Sicuramente bisogna rendere merito a Renzullo, insomma, che ci sta mettendo tanto. Tecnicamente Pino Corvo, c'è tanto di Pino Corvo. Ci stanno mettendo tanto, ci mettono passione, cuore, hanno un ottimo roster e diciamo sarà una bella lotta con Palestrina, che poi c'è un altro campano a guidarli che è Ponticillo, sì. Quindi bella lotta, però io sempre dico protagonista in B, sempre meritava forse ben altro, sempre stato un grande protagonista, però Salerno ha sempre Ciccio protagonista anche di Bay Clinic, anche sì, lui sì direi di sì, hanno sempre il magico Visnic che diciamo nei playoff si scatena e ti porta in A2 magicamente. Problema. Non so per quanti anni ne abbia ancora, ma il problema di Visnic è che in A2 non può essere tesserato, sì, che straniero. Ci sono dei limiti per quanto riguarda le nazionalità, che pongono comunque, lo dicevi prima, la B che non prevede gli stranieri, poi invece la C incredibilmente li prevede, ed è singolare anche quello che accade. Il derby Pozzuoli-Napoli, bella realtà di questo campionato, la Virtus Pozzuoli soprattutto nella prima parte ora deve ritrovare lo smalto dell'avvio stagionale. Sì, Pozzuoli, differenza di Salerno, ottima tradizione cestistica, è sicuramente un momento anche per loro. La partita con Avellino segna un momento particolare della stagione, nel senso che è l'ennesima sfidante che sfida una grande decaduta. Si trova sempre una certa forza d'animo nell'andare a giocare contro squadre che hanno giocato contro gli squadroni che possono essere Milano, possono essere Venezia. Ne cito due giusto così a caso, e sicuramente nel catino del Palerrico san farsi valere. Io ho seguito qualche anno fa il derby, se non mi sbaglio l'anno scorso, Pozzuoli-Napoli, in cui Pozzuoli vinse, sì, contro il Napoli Basket. È una squadra difficile da affrontare in casa, perché Arcigna, poi il pubblico vi dà una bella mano. Stefano, Sant'Antimo molto bene, 7 vittorie, 5 sconfitte, altra bella realtà. Sì, Sant'Antimo del mio amico coach Enzo Patrizio, con cui abbiamo anche giocato un anno insieme. Lui è un piccolo generale, un piccolo Nando Gentile, insomma, pure lui è un generale. E non mi sorprende i punti che abbia, perché lui è molto preparato, ci mette passione, quindi la squadra è pronta, anzi mi ha sorpreso qualche giornata fa aver perso in casa, se non sbaglio, il recupero con Pozzuoli. Quella mi ha sorpreso, infatti ho detto Enzo, ma che stai facendo? Però poi vedo che è stata solo una defiance momentanea, ma va bene, va così, insomma sono una neopromossa, sta facendo bene, complimenti all'amico Enzo. E poi Pozzuoli e Sant'Antimo, lo ribadiamo, nel gioco dei titoli sportivi che coinvolge il basket, ricordava anche Mario, ha vissuto pagine davvero importanti Pozzuoli, Sant'Antimo stessa qualche anno fa giocava in A2 e poi era Ponticello allenato. Esatto, Ponticello con allenato. Ligea Sant'Antimo, quindi parliamo comunque Ponticello di Ponticello è stato quello dell'escalation per tante formazioni, in particolar modo per Sant'Antimo. Vabbè, noi lo teniamo per Sant'Antimo, esatto, perché è tutta una cosa campana, diciamo. Di riferimento. Guardiamo un po' anche al movimento di Serie C, Stefano, ma anche di quello che è il discorso legato al settore giovanile. Cosa può essere migliorato in Campania? Parlavamo dei clinic, ovvero grande attività tecnica che si fa in regione. Sì, allora diciamo che attività tecnica per gli allenatori se ne fa, insomma ci sono diversi clinic, si cerca di coinvolgere sempre gli allenatori di punta dove ci possono dare degli spunti interessanti poi da poter proporre, diciamo, per chi ha i ragazzi o per chi anche, voglio dire, ha una senior però che fa parte delle minors. Infatti siamo andati con Mario a vedere Nando Gentile e ha fatto un ottimo clinic, ci ha dato degli ottimi spunti. Certo, il problema delle strutture per l'attività giovanile è un problema serio, perché i campi sono pochi, i ragazzi ci sono che vogliono fare pallacanestro, però sei costretto a volte a lavorare con dei gruppi enormi di ragazzini e quindi non riesci a svolgere un lavoro adeguato, non riesci a mettere insieme un gruppo omogeneo per farli lavorare insieme, e quindi sono problematiche che, diciamo, un po' ci penalizzano.
Mentre, scusami se nel Lazio, per esempio, è vero che c'è la problematica delle strutture, ma per la Serie A. Però invece se vedi il settore giovanile di grande livello, di ottimo livello, ci sono squadre in tutti i rioni. Eh no, perché ci sono, diciamo, tu, diciamo, ci sono campi che è vero non possono accogliere pubblico enorme per giocare la Serie A, però per fare le categorie giovanili e fare l'eccellenza ci sono. No, ma si va spesso nella capitale oltre, nella regione Lazio, la ricerca della tendostruttura. Ma te ne cito due, la Tiber e la Stella Azzurra, esatto, che giocano in quelli che per noi spesso sono campi di calcio a 5, esatto. Che invece nella regione Lazio spesso ospitano parché sia di pallavolo che di pallacanestro. Questa potrebbe essere anche l'Azzurra traina un po' un'idea tutti, per la regione. Se l'Azzurra traina un po' tutti. Vabbè, sì, parliamo di un'Academy, una delle prime d'Europa. Anche se io, diciamo, nel Lazio come settore giovanile, io voglio citare pure San Paolo Ostienzo, che è di ottimo livello, ottimo livello. Ed è un oratorio quello. Sì. Stella Azzurra viene vista anche come l'opportunità di vetrina, ma ci sono tante davvero sono come Academy. Sono tre migliori. Cioè, Stella, San Paolo e Tiber fondamentalmente. Sì, ma Stella proprio e San Paolo io le vedo proprio, ecco, fanno i giovani e poi ecco, se l'Azzurra la B, poi ha provato la 2 con Roseto, insomma. Sì, che non è poco. No, ma fanno giocare proprio quelli che portano dal settore giovanile, stessa cosa San Paolo Ostiense. Cioè, parlando con qualcuno che, diciamo, se lì fa il coach, insomma, lavora lì, difficile che San Paolo Ostiense prenda un giocatore che non è cresciuto nel suo settore giovanile e fanno la C Gold. È nel Lazio di alto livello la C Gold, voglio dire, in Campania non è che siamo proprio a livelli bassi in C Gold, però sì, quando parliamo di riforme parliamo anche ad esempio della C Gold, che prevede per la sezione Campania formazioni che non sono campane, perché ad esempio c'è Catanzaro che non è campana e che gioca nella C Gold Campania, ma non solo. È tutto un discorso che possiamo aprire, che come al solito prevede un'extra puntata che non possiamo ora ottenere. Io ringrazio Stefano Porcini per essere stato con noi e ci ritroviamo nelle prossime occasioni. Grazie a te e buonasera a tutti. Grazie a Mario Miccio. Grazie a te Carmine, buonasera a tutti. Grazie in regia ad Enrico Coppola e Giuseppe Andrita, buona serata, appuntamento che torna con Sottocanestro giovedì prossimo.